Benvenuti amici di Piero da Saronno a quest'altra grande serata di calcio a 5 qui nella nostra città. Siamo qui per assistere alla partita dell'Amo Sportiva contro l'US Kennedy. Partiamo leggendo la formazione degli ospiti, che schierano con il numero 1 Meroni, con il numero 2 Spatafora, con il numero 4 Tacconi, con il numero 5 Belfiore, con il numero 7 Calcagno, con il numero 8 Lovisi, con il numero 9 Bragato, con il numero 13 Zamuner. L'allenatore è il signor Innocenzi. Passiamo quindi alla lettura della formazione della squadra di casa dell'Amo Sportiva, che schiera con il numero 1 Strada, con il numero 2 Tardivo, con il numero 3 Brughera, con il numero 4 Brescia, con il numero 5 Molinari, con il numero 6 Colombo, con il numero 8 Villa, con il numero 10 Mangano, con il numero 11 Melosi, con il numero 12 Principe, con il numero 15 Buongiorni, con il numero 16 Riva. Vedremo come sarà la prestazione della squadra saronnese oggi, che sta vivendo un campionato altalenante, sta ottenendo risultati buoni soprattutto fuori dalle mura amiche, mentre l'ultima partita, soprattutto amici che avete potuto assistere qui sulla nostra rete, non è andata molto bene per i ragazzi di Andrea Borghi, che cercano i 3 punti anche tra le mura amiche. Vediamo adesso le squadre che si schierano in campo, attendiamo il fischio del direttore di gara, la palla sarà per l'US Kennedy, vediamo il numero 4 Taccori sul punto di battuta, è tutto pronto per quest'altra grande serata di calcio a 5. Ah, l'arbitro intanto, scusate, ordina il minuto di silenzio proclamato dal CONI. Ci uniamo in questo momento, amici di Piero da Saronno. Rieccoci amici, dopo aver rispettato il minuto di silenzio doveroso per le vittime dell'alluvione in Sardegna, ora ci apprestiamo ad assistere a quest'altra grande serata di calcio a 5 qui a Saronno. Ricordiamo sul punto di battuta il Kennedy, che parte in questo momento, che gira palla a Spatafora. Vediamo ancora Spatafora affrontato da Brughera, gira palla l'US Kennedy, attenzione, vediamo il numero 7 Calcagno cercare in avanti il numero 4 Taccori, palla che è finita direttamente in rimessa laterale, riparte l'Amo Sportiva con Colombo che tocca per Brughera, capitano questa sera, Colombo, Brughera, Brughera prova ad avanzare, appoggia a Mangano, Mangano ancora verso Brughera, Brughera va su Mangano in sovrapposizione, Mangano va addirittura al tiro. Buona risposta di Meroni, difende la rimessa laterale Colombo con la collaborazione di Brughera, e proprio Colombo adesso in posta. Mangano, va ancora da Brughera, ferma, anticipato Colombo dal numero 8 Lovisi, la rimessa laterale è comunque per l'Amo Sportiva. Siamo ancora nella fase di studio tra le due squadre, c'è ancora lentezza nel giro palla, adesso vediamo Colombo toccare per Mangano, Mangano va ancora da Colombo, Colombo gira per Mangano affrontato da Taccori, Mangano lo sfida però deve appoggiare a Colombo, vediamo Brughera, Brughera attenzione pressato dal numero 7 Calcagno, deve appoggiarsi a Strada, Strada che va ancora da Brughera, adesso vediamo Colombo per Brughera, Brughera cerca lungo Mangano, tiene buona ferma la palla, Colombo per Brughera, cerca l'imbucata e il numero 3 non va. Andiamo quindi Brughera a toccare per Mangano sulla rimessa, va al tiro, evita il calcio d'angolo il Kennedy che può ripartire. Andiamo quindi Calcagno, avanza il Kennedy, attenzione, attenzione al tiro, pericoloso il tiro di Lovisi che si era centrato bene, aveva trovato il giusto spazio, un tiro pericoloso che si è spento comunque alla destra di Strada. Siamo Brughera adesso, toccare per Colombo, Colombo per Mangano, Mangano difende palla sulla pressione, deve appoggiare a Brughera, ancora Mangano adesso, Mangano va da Colombo,
Colombo prova ad accentrarsi, cerca Molinari, attenzione a Molinari, prova a difendere il pallone, prova a girarsi ma si porta il pallone fuori dal campo e regala una rimessa al Kennedy che riparte con Calcagno. Calcagno gira per Lovisi. Lovisi lungo da Taccori, prova a difendere palla, la perde, può ripartire Mangano, attenzione, pressato, recupera il Kennedy, ma Mangano ancora lotta in mezzo al campo e commette fallo su Spatafora. Partita che si è accesa in questo frangente. Vediamo se le due squadre sapranno continuare su questi ritmi. Adesso Lovisi gira per Calcagno. Calcagno va in mezzo da Taccori, fermato bene da Colombo che è costretto comunque a tornare indietro e sul pressing di Calcagno è costretto a mettere il pallone in fallo laterale. Vediamo quindi Taccori appoggiare per Spatafora. Spatafora gira per Lovisi davanti per Taccori, imbucata ottima del numero 8 che adesso gira palla verso Calcagno. Attenzione al pressing però di Brughera, Calcagno prova a difendere il pallone. La rimessa sarà comunque per la squadra di casa, questa sera in tenuta arancio-nera. Vediamo adesso Mangano, prova da centrale, cerca Colombo che aveva tentato l'appoggio comodo per Mangano che sarebbe potuto andare comodamente al tiro. Pallone impreciso e rimessa laterale. Vediamo Mangano, toccare per Colombo, ancora Mangano. Mangano perde palla, rischia qui sulla pressione di Spatafora. Schiava di ritrovarsi solo davanti a strada il numero 2 del Kennedy che per ora tiene bene l'urto sugli attacchi dell'Amo Sportiva. Adesso Taccori mette in rimessa laterale, Mangano per Colombo, ancora per Mangano. Mangano difende, deve difendere il pallone, poggia a Brughera, ancora per Colombo che cerca a lungo Molinari. Molinari pressato da Calcagno, Molinari prova a girarsi, ancora rimessa laterale a favore della squadra nero-verde. Calcagno, Calcagno per numero 2 Spatafora, adesso Taccori pressato da Colombo che gli ruba ultimamente il pallone e appoggia a Mangano. Mangano tende il movimento dei compagni, trova un appoggio in Brughera che prova a salire, tocca ancora per Mangano, di fronte a sé Spatafora, Mangano lo punta, Mangano attenzione, Mangano fermato da Lovisi in rimessa laterale che viene assegnata all'Amo Sportiva. Mangano per Brughera, Brughera cerca l'imbucata per Molinari, attenzione, Mangano, il gol dell'Amo Sportiva! Ottima azione di appoggio del numero 5 Molinari e Mangano riesce con un ottimo tiro di punta a mettere il pallone in fondo al sacco, niente da fare per Meroni, Amo Sportiva in vantaggio. Abbiamo Spatafora per Calcagno, Calcagno prova subito a salire, ferma, attenzione qui Mangano che andava in pressione su Lovisi, Lovisi che lancia per Spatafora, Lovisi ancora per Spatafora, copre bene Brughera, rimessa laterale quindi, diamo Lovisi, prova a superare Molinari che gli aveva tolto il pallone, poteva diventare una buona occasione, non ci ha creduto però il numero 5. Andiamo quindi adesso Calcagno per Spatafora, Spatafora prova ad accentrarsi, viene fermato ottimamente da Mangano, ancora rimessa laterale per i neroverdi. Andiamo Taccori, Taccori per Spatafora, in mezzo per Lovisi, Lovisi prova a girarsi bene il tiro, attenzione il rimpallo che poteva diventare pericolosissimo, strada comunque si ritrova il pallone fra le mani per una presa comoda e fa ripartire i suoi. Colombo, Colombo per Brughera, Brughera di fronte a sé Spatafora, prova a superarlo, trova bene Mangano in avanti, prova a girarsi ancora, Calcagno si mette in mezzo e dice no, pallone in rimessa laterale. Su Colombo, Colombo tocca per Mangano che va al tiro, intercettato e Brughera ci prova ancora, Lovisi riesce a gestire questo pallone con un ottimo aggancio. Cerca lungo Taccori, fermato ancora da Colombo con un ottimo anticipo. Qui adesso Lovisi, Spatafora, Calcagno, Calcagno difende il pallone, prova ad accentrarsi benissimo Calcagno. Un tiro che poteva essere insidioso, facile però la parata del numero 1 Saronnese Davide Strada. Andiamo adesso Brughera, toccare lungo per Molinari, difende questo pallone, appoggia ancora Brughera che cerca l'imbucata per Colombo, recupera comunque il pallone. Andiamo adesso Mangano, agire in posizione da ultimo uomo, prova a salire il numero 10, autore del gol del vantaggio.
Abbiamo adesso Brughera. Brughera è costretto a tornare indietro sulla pressione di Taccori. Lo stesso Strada lancia lungo verso Molinari, che non riesce a trovare l'appoggio con la testa. Quindi adesso vediamo adesso manovrare il Kennedy con Lovisi. Fermato il suo passaggio dall'ottima diagonale di Brughera, che non si intende con Molinari. Regala una rimessa al Kennedy, che può ancora ripartire. Calcagno prova ad accentrarsi, trova Taccori che cerca l'appoggio. Calcagno un po' fortunosamente perde comunque palla. Andiamo adesso Mangano a superare un avversario, cercare per Molinari. Molinari colpisce il palo esterno alla sinistra di Meroni. È rimessa dal fondo per il direttore di gara, riparte il Kennedy. Andiamo quindi Calcagno, Lovisi, finora l'uomo più pericoloso per la squadra nero-verde. Calcagno prova ancora Taccori, finora annullato ottimamente da Ivan Colombo. Attenzione però adesso alla percussione di Calcagno. Esce Strada e mette direttamente, senza troppi fronzoli, il pallone in rimessa laterale. Andiamo quindi adesso Calcagno. Calcagno cerca a lungo il neo entrato, il numero 9 Bragato, che si difende bene, si gira benissimo Bragato. Attenzione, Bragato viene fermato da Brughera. E attenzione, la deviazione di Molinari su questo rimpallo dà una rimessa laterale in zona favorevole al Kennedy. Abbiamo quindi lo stesso Bragato sul punto di battuta, subito pericoloso. Lovisi prova ad accentrarsi, è costretto dopo Gerra Calcagno, tocca per Spatafora, ha sbagliato l'appoggio. Attenzione, può diventare buona per Molinari. Molinari, attenzione, c'è egoista qui il numero 5, c'era Mangano per la doppietta. Adesso attenzione al Kennedy che si appoggia a Calcagno. Attenzione, gira ancora per Bragato, il palo del Kennedy. Che ribaltamenti d'azione, amici di Piero da Saronno. Un 2 contro 1 clamorosamente mancato dall'amo sportiva su un erroraccio, diciamolo, di Molinari, che ha preferito tirare invece che appoggiare a Colombo. Ha favorito un 3 contro 2 del Kennedy, che ha tirato con Bragato e ha colpito il palo esterno alla sinistra di Strada. Adesso vediamo Mangano lottare in mezzo al campo, recupera il Kennedy con Calcagno che scivola. Attenzione, Calcagno riesce comunque a gestire questo pallone per Spatafora, cerca a lungo Bragato, ma c'è il fallo assegnato al Kennedy dal direttore di gara per l'eccessiva pressione di Mangano. Abbiamo quindi Lovisi fermato da Brughera, rimessa laterale. Kennedy che non è stato fermo, ha perso alcuni palloni, dimostra un po' di disorganizzazione, però non molla, ha grinta questa squadra e lo sta dimostrando contro un uomo sportivo che non ha saputo capitalizzare quella grande occasione di prima, sarebbe valsa il doppio vantaggio. Adesso vediamo Colombo toccare per Mangano. Mangano cerca l'imbucata per Molinari, fermato dalla diagonale ottima del numero 9 del Kennedy, Bragato. Abbiamo quindi Molinari, scusate, Mangano per Colombo. Brughera, Colombo in zona da ultimo, cerca servire il compagno lungo, si trattava di Mangano, pallone che finisce direttamente rimessa dal fondo. Adesso Calcagno per Lovisi. Lovisi ancora da Calcagno. Calcagno cerca l'imbucata, anticipato ottimamente Bragato da Brughera. Brughera prova a partire, riesce a saltare Lovisi, poi un rimpallo, spedisce il pallone in rimessa laterale che sarà a favore dell'amo sportiva. Andiamo quindi Brughera a tentare il tiro. Calcio d'angolo, il primo della partita in assoluto e il primo a fuori dell'amo sportiva. Ma quindi Mangano per Brughera, Mangano cerca ancora il tiro, attenzione, la palla resta lì. C'era Melosi appostato sul primo palo. Attenzione adesso al lancio lungo di Meroni. Bragato tenta lo stop spettacolare e non va. Comunque riesce a impedire a Melosi di stoppare il pallone. Adesso vediamo adesso Lovisi. Lovisi prova ad accentrarsi, Lovisi ancora il tiro. Con sicurezza Strada ferma il pallone. Andiamo quindi Melosi. Melosi per Brughera. Brughera per Molinari, ancora Brughera, va da Melosi che sostituisce Ivan Colombo. Il lancio lungo di Brughera non sortisce effetto e può ripartire subito il Kennedy. Andiamo Lovisi per Calcagno. Calcagno di fronte a sé, Mangano prova ad accentrare, attenzione Calcagno, il tiro
Alto il tiro del numero 7 dopo comunque una buona iniziativa. È riuscito bene a superare Mangano e liberarsi al tiro, ma purtroppo la conclusione non è stata degna della preparazione. Vediamo quindi adesso Brughera per Mangano. Mangano per Molinari, rischia l'anticipo su Lovisi, però tocca a Brughera che prova a partire, cerca Mangano che prova a girarsi, Mangano una finta, ancora il tiro, la palla finisce a Melosi, Melosi che prova ad accentrarsi, va al tiro, recupera ancora Calcagno, sempre nel vivo dell'azione del Kennedy. Calcagno è costretto a difendere palla sulla pressione di Brughera. Calcagno non sa a chi passare il pallone, recupera il pallone Brughera, ma solo per un attimo. Attenzione a questa azione del Kennedy. Bragato, Strada dice no, copre bene, ma attenzione a Lovisi. Lovisi può accentrarsi e andare al tiro, fermato da Molinari, rimessa laterale che ribaltamenti di fronte che riesce a creare la squadra nero-verde. Adesso questa rimessa laterale non sortisce effetto. Un po' di troppe disattenzioni difensive comunque da parte dell'Amo Sportiva, che stanno costando diverse occasioni alla squadra nero-verde, che per quel che si è visto finora meriterebbe il pareggio per quello che, hanno creato. Diamo adesso il numero 5, Belfiore, toccare per Lovisi, ancora Belfiore, Belfiore zona centrale, tocca per Spatafora, Spatafora prova ad accentrarsi, deve toccare ancora Lovisi, si accentra anche egli, vediamo Belfiore, Fiore Spatafora, Spatafora si accentra, salta un uomo, attenzione all'anticipo, reclamano per un fallo, adesso Belfiore difende palla su Molinari e subisce fallo. Si lamenta il numero 9 Bragato con il direttore di gara, reclama un fallo in zona d'attacco. Comunque viene assegnata la punizione in zona difensiva, riparte quindi il Kennedy, vediamo adesso Belfiore di fronte a Melosi, vediamo Lovisi si accentra, è costretto sulla pressione di Melosi ad appoggiare al proprio portiere Meroni, che tocca per il capitano Belfiore. Belfiore chiama il movimento dei compagni, è costretto comunque ad appoggiare a Lovisi. Lovisi per Spatafora, ancora Belfiore. Controllo sbagliato che rischiava di favorire il contropiede di Amo Sportiva. Lovisi comunque tiene il controllo del pallone e appoggia per Bragato. Bragato di fronte a sé Villa. Lovisi vada ancora da Bragato che cerca l'imbucata. Villa è ben appostato e mette il pallone in rimessa laterale. Può usufruire quindi la squadra nero-verde di un'altra, l'ennesima rimessa laterale a questa zona di campo. Riparte quindi l'azione, attenzione, qui il controllo mancato da Spatafora. Un po' di momenti morti per la concentrazione di entrambe le squadre, diciamo. Controlli facili come questo si sono visti fino adesso, un po' troppi errori da questo punto di vista. Avete visto comunque che l'azione tentata dai neroverdi non ha sortito effetto alcuno, se non un calcio d'angolo, il primo della partita anche a favore di Kennedy. No, scusate, si tratta di rimessa laterale. Andiamo Lovisi adesso, Lovisi addirittura il tiro, Strada ancora dice no, Belfiore salta Buongiorni, attenzione adesso, Spatafora per Belfiore! Ottima azione del Kennedy che trova impreparata la difesa di Amo Sportiva, che si è fatta saltare troppo facilmente, troppo facile per il numero 5 insaccare sull'1-2 chiamato con Spatafora. Meritato comunque il pareggio del Kennedy per quello che si è visto fino adesso. L'Amo Sportiva ha commesso troppe disattenzioni difensive, pecca di concentrazione un po' la squadra di Andrea Borghi. Andiamo quindi adesso Villa, gestire il pallone. Andiamo adesso Melosi per Buongiorni. Villa cerca ancora Buongiorni, ma il passaggio è sbagliato, impreciso. Guadagna comunque una rimessa laterale alla squadra saronese, se ne incarica lo stesso Buongiorni che appoggia a Villa. Villa va ancora da Buongiorni, Buongiorni ancora da Villa. Villa per Melosi. Melosi cerca lungo Mangano, fermato da Belfiore, ma torna sul pallone.
reclamano una trattenuta di maglietta. Tutti i giocatori, compresa la panchina del Kenny, adesso vediamo Mangano, addirittura il tiro pericolosissimo, improvviso adesso Buongiorno, ci prova anche lui di potenza. Grande reattività qui da parte di Meroni, che ha saputo dire no all'improvvisa conclusione di Mangano. Vediamo adesso Belfiore, autore del meritato gol del pareggio. Vediamo Lovisi, Belfiore, spata fora. Belfiore ancora. Per Lovisi. Lovisi si accentra ancora, Lovisi cerca Bragato che è praticamente da solo, ma svirgola la conclusione e può ripartire Amo Sportiva con Brescia. Brescia tocca per Villa. Villa deve andare ancora da Brescia. E ancora Villa. Cerca lungo il movimento di Brescia, fermato da Spatafora. Attenzione adesso a questa azione di contropiede di Kennedy. Fermato però il tentativo di Belfiore, che non è riuscito a controllare ottimamente il pallone. Non è poi quindi riuscito di conseguenza a dare un passaggio rilevante. Rimessa laterale Bragato, attenzione a questa conclusione del numero 9 di Kennedy. Trova ben preparato Strada, proprio Bragato comunque per questo calcio d'angolo. Questa volta sì, il primo per la squadra nero-verde. Prova a girarsi Lovisi, cercato da tre uomini, aveva cercato il tocco per Spatafora. Pallone che comunque è finito direttamente in rimessa e riparte adesso la squadra saronnese. Vediamo Brescia adesso, cerca lungo Buongiorno che cicca il controllo. Pallone che finisce direttamente in rimessa laterale. Pallone che viene affidato a Belfiore e tocca per Lovisi. Ancora Belfiore, Spatafora, Belfiore, Lovisi. Belfiore ancora da Lovisi, non trovano spazi neanche i giocatori neroverdi. Adesso Bragato riesce a girarsi, tanto spazio lasciato al numero 9, una libertà di girarsi in una zona molto pericolosa, molto veloce, molto attivo il numero 9 finora, nonostante non sia lui il marcatore per Kennedy, è comunque l'uomo più pericoloso. Se vediamo l'imbucata tentata da Melosi, fermata da Belfiore, che adesso prova ad avanzare, deve comunque appoggiarsi a Spatafora. Girano palle i giocatori neroverdi, vediamo Lovisi adesso prova a saltare Brescia che lo ferma regolarmente secondo il direttore di gara. Vediamo quindi Brescia, Amo Sportiva che fa fatica a creare, attenzione qui al controllo sbagliato da Villa che comunque torna sul pallone e viene tirato giù, e l'arbitro assegna il calcio di punizione. E ha da dire anche qualcosa al numero 8 che si lamenta. Si lamenta per la conduzione di gara. L'arbitro comunque opta per la linea morbida e non estrae il giallo nonostante le veementi proteste del numero 8 Lovisi. Calcio di punizione dunque per Amo Sportiva, che può usufruire di questa buona occasione da fermo. Sul pallone vediamo Villa. Si attende solo il fischio del direttore di gara, propendiamo quindi per l'attuazione di uno schema. Villa invece va direttamente al tiro, attenzione Melosi! Non trova la coordinazione giusta su una respinta che poteva diventare comodissima, sarebbe bastato appoggiarla in rete. Riparte dunque Kennedy da addirittura rimessa laterale. Andiamo Belfiore, Lovisi. Lovisi prova ancora ad accentrarsi, appoggia per il numero 13 Zamuner che ha perso palla, attenzione a Buongiorno, il tiro fermato da Meroni che evita anche il calcio d'angolo. Grande parata qui del numero 1 che fa ripartire i suoi compagni. Quindi Belfiore, Lovisi. Lovisi cerca un movimento avanzato, è costretto ad appoggiare il pallone che gli torna. È appoggiato al numero 13 Zamuner, cerca l'imbucata, copre Brescia, copre la rimessa Eros Brescia. Accentua qui un po' la caduta il numero 9 sul contrasto fisico con il numero 4 saronnese. In ogni caso rimessa laterale per l'Amo Sportiva che riparte. Vediamo adesso Brescia toccare per Villa che prova ad avanzare. Villa, attenzione, prova a liberare il sinistro, chiuso bene da Zamuner. La rimessa laterale è per l'Amo Sportiva.
se ne incarica Melosi, che tocca per Villa, che va ancora al tiro, stavolta finisce alto. Siamo quindi Meroni per Belfiore, Belfiore per Lovisi, Belfiore, Zamuner, Belfiore tenta il giro palla stretto, costretto adesso ad allargarsi verso Lovisi. Belfiore adesso, ancora Lovisi, ha di fronte a sé Buongiorni, prova ad accentrarsi, Lovisi torna ancora da Belfiore, attenzione, Belfiore prova anch'esso ad accentrarsi, attenzione a questo tocco mancato, pericolose queste disattenzioni di Kennedy che gli hanno fatto perdere diversi palloni, mai sfruttati comunque adeguatamente dalla squadra saronnese. Vediamo adesso Zamuner cercare l'imbucata per Lovisi, che non riesce a controllare questo pallone come avrebbe voluto. Vediamo quindi adesso ripartire la squadra saronnese con Villa. Villa cerca lungo Melosi, Melosi attenzione, attaccato da Zamuner, reclama il fallo che l'arbitro non assegna. Andiamo quindi adesso Belfiore per Lovisi, adesso Belfiore, ancora il capitano per Kennedy, Lovisi contrastato da Brescia, riesce a saltarlo ma comunque non guadagna campo. Lovisi prova ancora ad accentrarsi, tocco diventa buono per Bragato che si gira subito, grande parata possiamo dirlo di Strada, il pallone come avrete potuto constatare non era dei più veloci, ma in ogni caso la reazione del portiere è stata ottima, perché era comunque un tiro a distanza relativamente ravvicinata. Adesso Amo Sportiva non riesce neanche più a ripartire, ennesima rimessa per Kennedy, vediamo quindi Zamuner per Belfiore, attenzione al tiro, Strada devia all'ultimo in calcio d'angolo, Kennedy che ci crede, gioca meglio di una spaesata Amo Sportiva che deve fare qualcosa al più presto per rimediare a tutte queste disattenzioni. Adesso vediamo Lovisi in mezzo, il tiro e il gol, incredibile gol del numero 8 che trova una traiettoria veramente impossibile, veramente angolo strettissimo, riesce ad imbucare sul palo lontano su cui Strada poco avrebbe potuto fare. Quindi in vantaggio Kennedy, meritatamente oserei dire. Vediamo adesso come reagirà la squadra di casa. Vediamo quindi Brescia, Brescia per Buongiorni, di fronte a sé Belfiore, Buongiorni tocca indietro per Brescia che gira per Colombo, Colombo ancora da Brescia, Brescia per Buongiorni, Buongiorni va al tiro deviato, sarà calcio d'angolo a favore di Amo Sportiva che prova a rimettere il muso in avanti. Vediamo quindi Buongiorni su punto di battuta, in mezzo per Brescia che non riesce ad ottenere un impatto ottimale, c'è stata anche deviazione, sarà ancora calcio d'angolo, vediamo ancora Brescia, ci stira questo pallone, il tiro, attenzione Buongiorni ancora, la palla che resta lì viene spazzata da Kennedy, Amo Sportiva che ha avuto la reazione che ci si aspettava, ha sfiorato il pareggio in questa occasione, vediamo adesso se sarà capace di insistere su questi ritmi. Adesso Villa, Villa cerca lungo Buongiorni, attenzione Buongiorni, tocca indietro per Villa, deve difendere questo pallone, Villa marchiata da Spatafora che gli ruba il pallone, lo fa sbattere contro Villa, adesso Taccori lancia lunghissimo, c'è Strada comodamente, la ferma e fa ripartire Brescia. Adesso attenzione Brescia, Brescia va addirittura alla conclusione, fermata da Zamuner, tocco di braccio non viene segnalato in quanto comunque il braccio del numero 13 era attaccato al corpo. Andiamo quindi Amo Sportiva, Villa il tiro, pericolosa questa pericoloso questo tentativo del numero 8. Adesso abbiamo visto che è stato chiamato un time out da mister Innocenti di Kennedy. Situazione direi alquanto strana per la squadra saronese che si è ritrovata in vantaggio anche meritatamente subito poco dopo l'inizio della partita, poi non ha più saputo gestire il vantaggio sullo tsunami Kennedy, oserei dire. Vedremo cosa saprà dire ai suoi ragazzi Andrea Borghi, una partita che si è messa sui binari sbagliati anche grazie a troppe disattenzioni in fase difensiva. Invece per quanto riguarda la squadra ospite del Kennedy, squadra che ha giocato con cuore, grande cuore,
che fino adesso merita questo vantaggio per la reazione che ha avuto e per come ha saputo sfruttare le occasioni che ha avuto. Adesso si attende solo che il direttore di gara richiami le due squadre in campo dopo il time out e si ripartirà con una rimessa dal fondo per l'US Kennedy, con Meroni che finora autore di un'ottima prestazione, autore di diverse parate decisive finora. Diamo quindi Kennedy gestire il pallone con Spatafora che cerca lungo per Taccori, fermato dal neoentrato Marco Riva. Suo Belfiore, Calcagno, diamo quindi Belfiore. Il fiore per Calcagno, anticipato ottimamente da Villa, attenzione Villa può ripartire, fermato ottimamente da Belfiore, ha recuperato comunque Colombo che gira per Marco Riva, Riva gira ancora per Villa, vediamo adesso ancora Marco Riva, Villa, Buongiorno non riesce a gestire questo pallone, regala una rimessa laterale al Kennedy che riparte quindi con Belfiore in fase di impostazione, Spatafora. Ancora Belfiore, Taccori, vediamo adesso Taccori coprire, difendere bene questo pallone, appoggiarlo a Belfiore che prova l'appoggio, attenzione adesso a Marco Riva che prova a ripartire, è costretto, perde comunque questo pallone, attenzione a Calcagno, Marco Riva aveva tentato di tornare indietro, controllo errato, ne ha approfittato Calcagno che ha rischiato di segnare il gol del 3-1, sarà quindi rimessa laterale per Kennedy che ha sfiorato ancora, ha tentato scusate ancora il tiro da posizione più che difficoltosa, stavolta con Spatafora, pallone che ha colpito all'esterno della rete. Vediamo quindi Colombo, Colombo rischia qui questo passaggio sbagliato per Villa, regala un'altra rimessa a Kennedy. Vediamo adesso Belfiore che rischia di perdere il pallone sulla pressione di Riva, Calcagno, Calcagno per Spatafora, Spatafora cerca l'imbucata, fermata da Villa, Villa che rischia di perdere questo pallone ma lo recupera Riva che prova ad accentrarsi, Riva lotta, attenzione ancora, adesso Villa cerca lancio lungo, regala una rimessa laterale a Lewis Kennedy. Vediamo adesso Belfiore, gira in posizione di ultimo come perno centrale delle azioni della sua squadra, adesso Calcagno prova ad accentrarsi, ancora Belfiore, Fiore per Spatafora, adesso Taccori, attenzione, ottima azione qui del Kennedy, una serie di passaggi, una renatura di passaggi ben congegnata che ha liberato al tiro il numero 4. Su Villa perde l'ennesimo pallone, attenzione, Spatafora in mezzo per Taccori, solo il palo esterno colpito dal numero 4, altro errore in fase di impostazione della squadra saronese, il Kennedy ne ha approfittato ottimamente e con parecchia sfortuna ha colpito il palo esterno con il numero 4 Taccori. E adesso Colombo, Colombo cerca l'imbucata per Buongiorno, prova a girarsi, Buongiorno, attenzione Buongiorno, fermato da Calcagno, Buongiorno ancora il pallone tra i piedi, cioè adesso vediamo Riva, Riva che prova a toccare per Buongiorno forse con un eccesso di zelo, regala quindi la rimessa laterale ai neroverdi ma l'arbitro dice che finisce qui questo primo tempo. Vantaggio 2-1 per la squadra nero-verde, direi più che meritato. Le analisi le abbiamo già date, non vi resta che salutarvi e darvi l'appuntamento sempre qui al palazzetto Aldo Moro di Saronno per il secondo tempo di questo Amo Sportiva US Kennedy. Rieccoci qui amici di Piero da Saronno, siamo qui per commentare questo il secondo tempo che sta per iniziare tra Amo Sportiva e US Kennedy. Il risultato parziale vede gli ospiti in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Belfiore e di Lovisi. Pallone per Amo Sportiva che adesso deve reagire, vediamo se la squadra di Andrea Borghi avrà cambiato qualcosa come mentalità dopo questo intervallo. Diamo quindi adesso Riva a battere questa rimessa per Brughera che tenta l'imbucata, attenzione, diventa quasi pericolosa ma può ripartire subito Kennedy, recupera comunque agilmente Brughera grazie a non un ottimo controllo del numero 4 Taccori. Adesso prova Brughera, Molinari in appoggio, Riva, ancora Brughera,
Brughera che prova a girarla subito per Molinari, mette il pallone direttamente in rimessa laterale. Vediamo adesso Calcagno, Calcagno per Lovisi, Lovisi gira ancora per Calcagno, Calcagno ancora per Lovisi, Lovisi per Calcagno. Pallone intercettato da Molinari in rimessa laterale, ancora Calcagno per Lovisi, Lovisi affrontato da Riva, prova ad accentrarsi, appoggia Calcagno, Calcagno cerca lungo Lovisi, fermato da Brughera in collaborazione con Molinari, e può ripartire la squadra saronnese. Colombo, poggiare per Riva, Riva vede Molinari con parecchio spazio, mancato comunque il controllo da parte del numero 5, vediamo quindi ancora Colombo, adesso Riva per Brughera, Brughera è costretto ad arretrare, Riva, ancora Brughera, Molinari, Brughera, Colombo, gira palla la formazione saronnese alla ricerca di spazi, quindi adesso Molinari difende il pallone in mezzo a due, Molinari si gira bene, Molinari va al tiro che finisce alto, fuori e largamente alto, ma quindi adesso Meroni fa ripartire Kennedy, vediamo adesso Lovisi, Calcagno, Calcagno per Lovisi, ancora Calcagno, Calcagno che non riesce comunque a girare questo pallone, ancora rimessa laterale, stavolta a favore di Amo Sportiva, ma quindi Colombo, Colombo trova Molinari, appoggia subito ancora per Colombo, Colombo cerca Brughera, appoggia subito per Riva, Riva prova con la sua velocità a sfondare la difesa di Kennedy, il tiro finisce comunque fuori, ma l'arbitro assegna calcio d'angolo, quanto ha visto una deviazione, se ne incarica lo stesso Marco Riva, poggia in mezzo, attenzione, Brughera! Svirgolato il tiro del numero 3 con Marco Riva che ha battuto direttamente in mezzo, traiettoria pericolosissima, adesso attenzione a Taccori, difende bene il pallone su Colombo, prova a superare Molinari che tenta di mantenere il pallone in campo, non ci riesce, e può ripartire quindi Kennedy, vediamo Calcagno, Calcagno per Lovisi, Lovisi pressato da Molinari, spada fora, prova ad accentrarsi, cerca il movimento di Lovisi, fermato dall'ottima diagonale di Molinari che prova a partire, Molinari ancora da solo, fermato da Taccori in rimessa laterale. Quindi Riva, Riva prova ad accentrarsi, va addirittura al tiro, traiettoria che poteva diventare pericolosa, Lovisi ferma tutto in rimessa laterale anticipando Brughera. Ancora Marco Riva, tocca per Molinari, Molinari prova a passare, viene fermato in collaborazione, con la collaborazione tra Spadafora e Calcagno, so però attenzione a quel pressing di Amo Sportiva che costringe Kennedy a rimanere dietro con questa rimessa laterale per Lovisi, Lovisi cerca lungo Taccori, fermato con in anticipo da Colombo, Riva per Brughera, pressato da Taccori, Brughera prova, cerca lungo Colombo, non felice lo stop del numero 6, costretto a tornare indietro da Riva. Riva adesso, la partita si sta lentamente riaccendendo, so, Riva, attenzione, controllo non felice del numero 16. Adesso Brughera di fronte a sé, Taccori cerca lungo Molinari, Molinari chiama l'appoggio, Brughera, attenzione sul secondo palo, Colombo, palo incredibile! Ottima azione qui dei ragazzi di Andrea Borghe che con un'ottima azione ben costruita erano riusciti a liberare Ivan Colombo sul secondo palo che ha colpito un palo incredibile. Molto sfortunata in questa occasione la formazione di Andrea Borghe che ci crede in questo momento. Ha cercato l'imbucata Molinari, ha bloccato Meroni, riparte Kennedy, il pressing di Molinari. Pallone in rimessa laterale tirato direttamente in rimessa da Lovisi, adesso attenzione arriva, prova a difendere questo pallone, Calcagno lo recupera, lo mantiene in campo, adesso attenzione, subisce questa volta il fallo del numero 16 che rientrava a difendere. Sarà quindi calcio di punizione sulla tre quarti campo dell'Amo Sportiva per la squadra nero-verde. Vediamo quindi Lovisi sul punto di battuta. Barriera a 2 per Amo Sportiva.
portato anche due giocatori neroverdi a dare fastidio alla barriera di Davide Strada. Vediamo quindi Lovisi parte, si allargano i due giocatori, cerca subito benissimo Taccone sul secondo palo, attenzione, la palla rimane lì e può ripartire con Colombo l'uomo sportiva. Lovisi comunque rimedia alla palla persa, pallone che finisce in rimessa dal fondo, può ripartire l'uomo sportiva pericoloso anche in questo frangente l'US Kennedy con un ottimo schema su calcio da fermo. Su attenzione all'imbucata cercata da Brughera che recupera comunque il pallone, Colombo. Colombo Riva, Brughera. Brughera cerca ancora l'imbucata, prova ancora a favorirsi con il rimpallo, ma ha recuperato palla Kennedy, adesso Lovisi, fermato stavolta da Marco Riva in rimessa laterale. Punto di battuta Taccori che appoggia per lo stesso Lovisi, l'imbucata per Spatafora, attenzione, gira benissimo per Lovisi! Ha tentato il tocco sotto il numero 8 per la doppietta personale, pallone che è finito di poco a lato. Sarà rimessa dal fondo per la squadra saronnese che dopo un inizio scoppiettante adesso sta subendo un po'. Colombo per Riva, ancora Colombo. Colombo per Brughera, passaggio poco felice, Brughera è costretto a tornare indietro, Colombo cerca lungo Molinari che prova a difendere questo pallone sul pressing di Belfiore, non ci riesce, può ripartire Kennedy, Spatafora adesso, cerca lungo Taccori che prova a girarsi, Colombo dice no, so, attenzione Belfiore è trovato bene, buona l'intesa con Belfiore, attenzione qui a Taccori, imbeccato bene dal proprio capitano. Ha fatto effettuato un'ottima girata al volo per coordinazione, non tanto per potenza e precisione. So, Brughera per Colombo. L'arbitro ferma il gioco e assegna un calcio di punizione all'US Kennedy per un fallo da parte di Davide Molinari. Gomito alto per lui e cartellino giallo estratto dal direttore di gara. Sarà quindi calcio di punizione per l'US Kennedy. Sul pallone Belfiore. Si attende solo che il direttore di gara ridia inizio alle ostilità, cosa che avviene adesso. Belfiore per Lovisi. Lovisi cerca di superare Brughera, appoggia quindi per Belfiore che lancia lungo per Lovisi che prova a girarla. Un controllo non felice poteva diventare una buona occasione. Pallone che comunque è stato controllato da Davide Strada. Sono Molinari, Brughera. Brughera per Molinari, sbaglia però il passaggio per il numero 5. Sarà un'altra rimessa per Kennedy. Adesso vediamo Belfiore cercare lungo Taccori. Taccori pressato da Ivan Colombo non riesce a tenere in campo questo pallone. Quindi Mangano. Mangano prova a partire, appoggia per Brughera. Brughera cerca ancora l'appoggio, fermato stavolta da Taccori che prova il numero ma perde anche sua palla. Brughera spazio, prova a partire Brughera. Pallone che non esce e Brughera si guadagna. Si guadagna un calcio d'angolo. Attenzione a Brughera che cerca l'imbucata in mezzo Molinari, non riesce a trovare la giusta coordinazione per mettere il pallone in fondo al sacco. Vediamo quindi il lancio lungo di Meroni a cercare lo stesso Taccori, prova a tenere in campo questo pallone inutilmente. La rimessa dal fondo e riparte quindi Amo Sportiva con Mangano. L'appoggio di Mangano arriva direttamente a Colombo, adesso torna a Brughera. Brughera cerca l'imbucata per Molinari, c'è stata deviazione, sarà rimessa laterale. Vediamo quindi Brughera. Brughera sul punto di battuta, Mangano lì vicino. Chiedono rispetto della distanza i giocatori di Emosportiva, adesso vediamo Mangano. Gira per Colombo che prova ancora per Molinari. Guadagna comunque rimessa laterale numero 5 sul pressing di Belfiore. Adesso vediamo Molinari, tocca per Mangano che prova il tiro. C'è stata ancora deviazione, sarà ancora calcio d'angolo a favore di Emosportiva che ci prova.
Adesso vediamo Mangano per Molinari, sbagliato questo controllo. Attenzione adesso a Taccori, può approfittare di questo rimpallo. Taccori ha pressato da Colombo, si gira bene il numero 4. Taccori difende bene il pallone, pressato però anche da Mangano. Esagera un po' il numero 4 sul contrasto di Mangano, che prende pienamente il pallone, come avete potuto constatare. Probabilmente ha mosso male la caviglia il numero 4 nel movimento, ma sicuramente il fallo non è cosa ammessa. Sarà comunque rimessa laterale a favore di Kennedy, costretto comunque ad uscire il numero 4 Taccori. Entra Bragato, rimessa laterale quindi in zona direi alquanto favorevole per Kennedy. Quindi Bragato sul pallone, appoggia per Lovisi, attenzione a spazio numero 8, prova addirittura il tiro, fermato da Mangano. Sarà rimessa laterale per Kennedy, se ne incarica Spatafora per Belfiore, Belfiore per Lovisi, Lovisi lungo per Bragato, Bragato pressato, comunque riesce a tenere in campo questo pallone e l'appoggia a Belfiore che tenta il lancio lungo. Finisce direttamente in rimessa laterale. Andiamo quindi la ripartenza, diamo sportiva. Molinari adesso poggia per Colombo, Colombo per Brughera. Brughera è costretto a tornare da Molinari che cerca lungo Colombo, pallone sbagliato. Adesso riparte quindi Kennedy, Lovisi, Lovisi per Spatafora che cerca Belfiore, prova a girarla di tacco, rischia di diventare il buono questo pallone per Bragato, copre bene comunque Brughera. Brughera chiama la calma ai compagni, imposta con calma la squadra saronese. Andiamo quindi adesso Brughera cercare Colombo, Colombo prova ad accentrarsi, Colombo l'imbucata per un lette, Mangano, attenzione, Mangano sfiora il gol, azione un po' confusa. Era comunque riuscito ad andare al tiro con deviazione. Adesso vediamo lo stesso Mangano. Mangano prova ancora il tiro, finisce direttamente fuori. Sarà quindi rimessa dal fondo a favore di Kennedy, se ne incarica il numero 1 Meroni. Abbiamo quindi Lovisi, attenzione, non riesce a difendere bene questo pallone. Attenzione, Colombo aveva mancato un anticipo che poteva comunque diventare buono per Brughera, che ha deviato di testa, pallone che comunque è finito largamente fuori. Adesso attenzione al controllo mancato da Spadafora che torna comunque sul pallone, si gira benissimo Spadafora, fermato comunque da Colombo. Attenzione, con un po' di fortuna il numero 2 è riuscito a passare, ma la palla è comunque di Amo Sportiva. Quindi Brughera per Bongioni, Bongioni prova a saltare Belfiore che lo ferma, può ripartire Belfiore, ancora il tiro, la traversa e Belfiore Spadafora al volo, pallone che finisce di poco a lato. Buona azione di contropiede la squadra nero-verde, portata avanti dal capitano che ha colpito una clamorosa traversa sfiorando la doppietta personale. Anche il tiro al volo del numero 2 Spatafora è finito di poco a lato, comunque controllato da Strada. Adesso vediamo ancora il lancio lungo di Meroni, Colombo anticipa a Bragato, vediamo se Mangano riesce a tenere questo pallone in campo. No, così non è stato, sarà rimessa laterale. Lovisi cerca lungo Spatafora, copre Brughera e rimessa laterale. Solo Lovisi per Spatafora, Spatafora lungo per Bragato, Bragato attenzione si gira in un fazzoletto Bragato ma perde palla, attenzione adesso a Mangano, Mangano gestisce questo pallone, fermato da Belfiore, adesso alla pressione anche di Bragato, Mangano riesce a difendere questo pallone, supera anche Belfiore, Mangano attenzione, Mangano a spazio, non riesce a mettere bene questo pallone, Meroni fa ripartire subito Belfiore che tocca per Bragato, pallone troppo lungo. Intanto viene chiamato un time out, stavolta da mister Andrea Borghi dell'Amo Sportiva. Partita che adesso viaggia sui binari dell'equilibrio, con Amo Sportiva che non riesce a finalizzare le azioni che riesce a creare anche un po' fortunosamente. Vale lo stesso per Kennedy, ha avuto diverse buone occasioni la squadra nero-verde, non sfruttate anche con un pizzico di sfortuna.
ancora comunque la Mola Sportiva che pare un po' confusa, soprattutto in fase difensiva. Troppi errori che dovuti a delle cose semplici, palloni persi per dribbling inutili, controlli sbagliati. C'è poca idea di gioco tra i giocatori di Andrea Borghi, cosa che invece non pare esserci tra i giocatori neroverdi, che stanno comunque legittimando questo vantaggio, anche se Ammo Sportiva non ha demeritato in questo secondo tempo, va assolutamente detto. Per quello che si è visto fino adesso, il pareggio sarebbe anche un risultato giusto. Si ripartirà quindi da una rimessa laterale a favore della squadra di Saronno. L'arbitro richiama le squadre in campo. Anzi, scusate, rimessa dal fondo. L'arbitro pone, riavvia le ostilità. Riparte quindi Mangano, l'appoggio un po' pericoloso qui per Brughera, che cerca l'imbucata alta per Bongiorni, fermato da Belfiore, ancora Belfiore, cerca lungo Bragato, Bragato attenzione pressato da Brughera, sono in due adesso. Letterio prova ad uscire, Mangano, Letterio ha provato ad uscire da quella situazione di pressing, pallone che è finito direttamente fuori. Diamo quindi il numero 13 Zamuner sul pallone, appoggia per, direttamente verso Lovisi. Lovisi cerca lungo Zamuner, costretto a tornare indietro, ancora da Belfiore, pressato stavolta da Mangano, si fa ingannare dalla finta ma comunque torna in pressing. Adesso Zamuner pressato da Bongiorni, Brughera adesso riesce a trovare l'anticipo, Brescia non riesce però a girare su, a girare verso Bongiorni, poi recuperato da Lovisi, cerca lunghissimo Belfiore, appoggio di testa diventa buono per Bragato, Zamuner, Zamuner lungo verso Belfiore, Belfiore difende bene questo pallone, costretto a tornare da Lovisi, sale in pressione Mangano, Lovisi cerca lungo Zamuner, non è buono il suo stop, Bongiorni controlla e gira subito verso Brescia, Brescia cerca il tiro, perde palla, attenzione adesso a Bragato, Bragato, Bragato contro Brughera, Bragato prova il tiro, pallone che finisce alto, pericolosa questa conclusione del numero 9 sull'ennesimo errore in fase di impostazione della squadra saronnese. Andiamo quindi Brughera, Brescia, Brescia ancora per Brughera, Brughera cerca lungo un compagno che non c'è, sarà rimessa dal fondo quindi per Ammo Sportiva, il lancio lungo di Meroni verso Bragato, pallone che viene deviato da Eros Brescia, rimessa laterale, se ne incarica Lovisi, oh, scusate Bragato, appoggia per Lovisi, cerca Zamuner, ha recuperato Bongiorni che prova a partire, devia, tocca quel pallone quel tanto che basta per non riuscire più a controllarlo sul pressing, sarà rimessa laterale a favore dei neroverdi. Lovisi che cerca lungo Bragato, fermato da Brughera, adesso da buono l'1-2 con Mangano, Brughera tenta l'imbucata di punta, fermata ottimamente dalla squadra neroverde. Abbiamo quindi adesso Mangano per Brescia che prova a saltare l'uomo, adesso Brughera, attenzione Brescia non riesce a controllare questo pallone come vuole, e attenzione ci sono un po' di scintille tra il numero 4 e il numero 8, tra Eros Brescia e Lovisi, il numero 4 ha da contestare forse un'eccessiva foga nel contrasto da parte del numero 8. Adesso Meroni lancia lungo verso Bragato, buono stavolta, controlla bene questo pallone, si gira benissimo il numero 9, a spazio adesso, attenzione pressato da Brescia, mantiene comunque il controllo del pallone, pressato ancora Lovisi, adesso gira per Belfiore, Belfiore pressato, torna da Zamuner, Zamuner cerca lungo Bragato, pallone che non va. Vediamo quindi ripartire Ammo Sportiva con Brescia, abbiamo quindi Mangano, Mangano cerca l'1-2 con Brughera, attenzione deviato da Lovisi, facile la parata per Meroni, quindi Zamuner, Lovisi pressato da Mangano, cerca il lancio lungo, c'è stata deviazione del numero 10, sarà rimessa laterale. So, Zamuner pressato ancora, cerca Bragato, un ottimo controllo, prova a girarla, attenzione qui Brescia prova a partire ma trova Mangano sulla sua strada e non riesce a convogliare a buon fine, un'azione di partenza.
Abbiamo quindi ancora Kennedy che gestisce il lancio lungo sbagliato di Lovisi. Buongiorno, può controllare questo pallone. Comunque pressato da Belfiore, attenzione, non si intendono, attenzione Strada e Mangano, attenzione, è libero Bragato in mezzo. Calaporta completamente libera, che confusione qui nella difesa saronnese. Un blackout totale tra Mangano e Strada ha permesso a Bragato a ritrovarsi da solo in mezzo all'area, libero di insaccare sul cross basso del compagno. 3-1 quindi per Kennedy, che legittima questo vantaggio. Adesso attenzione a Molinari che si può girare. C'è stata deviazione da parte di Zamuner sul tiro a botta sicura di Davide Molinari. Sarà quindi calcio d'angolo. Abbiamo quindi Molinari toccare per Brugher, anticipato da Lovisi, e prova a ripartire ancora. Sarà rimessa laterale. Se ne incarica Zamuner. Attenzione, continua a richiamare la distanza. L'arbitro non conta i secondi. Il direttore di gara deve gestire una situazione in questo momento non facile, anche una situazione di alto nervosismo soprattutto tra i giocatori di Amo Sportivo. Adesso Mangano ha gestito questo pallone con Bragato, lo gira per Molinari che non riesce a trovare un appoggio buono verso compagno. Colombo intercetta questo passaggio subito alla ripartenza, ancora Mangano per Colombo. Colombo deve difendere questo pallone, guadagna, rimessa laterale sulla pressione di Zamuner. Andiamo quindi Mangano, poggiare per Brughera. Brughera cerca l'imbucata per Molinari, facile la parata per Meroni. Il lancio lungo di Meroni intercettato da Brughera, che non permette al suo compagno, al proprio portiere, di recuperare questo pallone. Sarebbe stato molto più facile da gestire. Adesso l'arbitro ha qualcosa da dire nei confronti della panchina. Richiama Eros Brescia a sedersi sulla panchina insieme ai compagni. Adesso può ripartire il gioco con un'altra rimessa laterale a favore di Kennedy. Per Bragato, riesce a difendere bene questo pallone anche sull'attacco di Mangano. Suo Spatafora prova a girarsi, guadagna ancora rimessa laterale. Stesso Spatafora sulla battuta per Lovisi. Lovisi per Bragato, Bragato per Lovisi. Lovisi lungo verso Belfiore, fermato, ma recupera Spatafora, prova a partire, attenzione comunque adesso Mangano, salta benissimo l'uomo Mangano, ancora fermato da Meroni che non riesce però ad evitare la rimessa laterale. Mo Sportiva che non riesce a capitalizzare quel poco che riesce a creare. Vediamo quindi ancora Mangano. Mangano cerca ancora il pallone sul secondo palo, Meroni è sicuro. Ha tirato giù la Saracinesca, il numero uno di Kennedy. Non passa niente nella zona delle sue mani. Intanto viene chiamato un altro timeout, stavolta dal mister Innocenti, di allenatore di Kennedy. Una situazione per Amo Sportiva che si fa sempre più pesante. Troppi errori commessi, un blackout totale soprattutto in fase difensiva a cui non si riesce a porre rimedio. Una partita giocata con poca concentrazione da parte dei ragazzi di Mister Borghi, mentre la squadra nero-verde, l'OS Kennedy, sta giocando finora una grande partita, giocata di ripartenza, ma ripartenza ordinata. Ha saputo essere cinica quando doveva esserlo e ha dato una dimostrazione di compattezza importante in questa serata. Vedremo se l'Amo Sportiva saprà ribaltare questo risultato o se Kennedy riuscirà ad affermare la propria supremazia, la supremazia che ha affermato fino a questo momento, se riuscirà a confermarla anche in questo finale di gara. Vediamo che comunque il calcio a 5 è uno sport molto imprevedibile, giocato comunque a ritmi molto alti. In conseguenza un risultato di 3-1 si può facilmente recuperare, ma adesso attenzione, seguiamo Taccori, pressato da Colombo, guadagna un'altra rimessa laterale. Tocca per Calcagno verso Belfiore, gira per Spatafora che si gira benissimo, Taccori era da solo sul secondo palo, non riesce a deviare in rete. Il tocco geniale di Spatafora, adesso vediamo Molinari, non ha uno stop felice, costretto a tornare indietro. Adesso Molinari ancora per Mangano, Mangano difende questo pallone pressato da Taccori,
pallone che ci pare sia finito, sì, in rimessa laterale. Abbiamo quindi Brughera cercare in mezzo Molinari, altra rimessa laterale a favore della squadra saronese. Mancano su punto di battuta per Brughera che va direttamente al tiro. La respinta della difesa nero-verde fa ripartire ancora Amo Sportiva, che adesso insiste però. Molinari prova a girarsi, attenzione, Molinari steso da Belfiore. Non si è vista bene la dinamica del fallo, probabilmente ha messo male il piede il numero 5. Che rimane a terra Davide Molinari, probabilmente ha messo male la caviglia nel movimento. Non ci pare ci sia stato fallo da parte del capitano dell'US Kennedy Belfiore, autore del gol del momentaneo pareggio della squadra nero-verde, che poi si è tramutato in un vantaggio meritato. Quindi Molinari esce sostituito da Eros Brescia. Mangano prova Amo Sportiva in questo finale a tentare l'assedio. Ordinata comunque Kennedy, fa passare pochissimi palloni adesso, però attenzione a Brughera che non riesce a controllare questo pallone di Brescia e a finalizzarlo. Sarà quindi rimessa dal fondo per Meroni. Meroni che lancia lungo verso Taccori, attenzione Taccori può gestire questo pallone pressato da Colombo, pallone che finisce direttamente in rimessa laterale. Adesso per Calcagno, fermato da Brescia stesso, Eros Brescia. Quindi Calcagno, ancora il pallone in mezzo per Spatafora che si era inserito benissimo. Ivan Colombo è costretto a... No, scusate, il pallone era già uscito, per cui sarà rimessa dal fondo per Amo Sportiva che riparte. Brughera per Mangano. Mangano perde questo pallone, recupera Taccori che tenta l'imbucata alta, fermata da Brughera. Rimessa laterale, Spatafora per Belfiore. Belfiore cerca lungo Taccori, troppo lungo il pallone che finisce addirittura in rimessa laterale. Se ne incarica, lascia Davide Strada ai propri compagni. Mangano per Colombo che prova a girare per Brescia. Brescia prova a girarsi, Brescia cerca il tiro, fermato ancora dall'ottima copertura della difesa nero-verde da parte stavolta di Belfiore. Colombo prova il tiro che rimpalla su Brescia, sfortunata anche in certi frangenti la squadra saronnese. Quindi Belfiore lungo verso Taccori, non riesce a tenere questo pallone in campo. Sarà rimessa laterale ancora per Amo Sportiva. Quindi Mangano per Brughera, ancora Mangano cerca con l'imbucata verso Colombo che sbaglia il passaggio di ritorno. Sarà quindi rimessa laterale da una posizione molto defilata per Kennedy, che comunque trova la propria boa. Taccori che ci gira bene su Colombo, difende questo pallone in mezzo a due. Ultimo movimento di Taccori che torna indietro da Calcagno. Ottima gestione del pallone, ma adesso lo perdono. Attenzione a Brughera, non riesce, perde l'inerzia del contropiede, è costretto a tornare indietro. Vediamo adesso Colombo che prova l'imbucata, attenzione, il rimpallo favorisce Meroni che fa ripartire i suoi. Spatafora, c'è Calcagno, attenzione a Calcagno. Calcagno di fronte Strada, non riesce a finalizzare come vorrebbe. Sarà calcio d'angolo a favore dell'US Kennedy. Se ne incarica Taccori, probabilmente toccherà per Spatafora, così è. Spatafora prova a liberarsi di Brescia, si gira bene il numero 2, torna indietro però da Belfiore, gira per Calcagno che cerca lungo ancora Spatafora, fermato in rimessa laterale. Gestisce bene in questo finale il pallone Kennedy, cerca di buttare via meno palloni possibile con Amo Sportiva che ci prova. Kennedy praticamente chiusa tutta dietro. Brescia addirittura prova il tiro, fermato ottimamente da Meroni che lancia ancora lunghissimo verso Taccori che non riesce a tenere questo pallone in campo, ma ha anche commesso fallo. E poi ripartire Amo Sportiva. Andiamo quindi Brescia, toccare lungo per Riva che non riesce a fermare questo pallone. Ancora rimessa dal fondo per Kennedy, ancora lancio lungo di Meroni per Taccori. Taccori dietro per Belfiore,
su calcagno, fermato da Marco Riva, ma vince il rimpallo, attenzione, subisce fallo da parte di Ivan Colombo, posizione centrale, posizione che può diventare importante. Vedremo come deciderà di sfruttare questo calcio da fermo la squadra nero-verde. Si attende solo il fischio dell'arbitro mentre la barriera viene schierata da Davide Strada. Quindi Lovisi cerca Calcagno sull'altro lato, pallone impreciso, rimessa laterale, può ripartire subito a Monsportiva Colombo cerca l'imbucata per Brughera, pallone che non passa, rimessa laterale, Colombo ancora, l'uomo per Brescia per Riva cerca ancora l'imbucata per Brescia, pallone impreciso su cui non riesce ad arrivare il numero 4, Monsportiva che ci prova ma fa fatica a creare, molta confusione tra i ragazzi di Mister Borghi. Adesso Taccori prova a girare di testa, pallone che finisce tra le braccia di Strada e lancia subito lungo verso Brughera, costretto però a tornare da Riva. Su Riva prova ad avanzare, Riva attenzione, tocca per Brughera pressato, torna ancora indietro Riva cerca l'imbucata per Colombo che non ci arriva. Sarà ancora rimessa dal fondo, ancora lancio lungo di Meroni che stavolta finisce direttamente, rimessa laterale, non ci prova neanche il numero 4 Taccore ad arrivare sul pallone. Vediamo quindi la ripartenza della squadra saronnese, quindi Colombo cercare l'imbucata per Riva, pressa comunque Riva su Lovisi, adesso Calcagno, Lovisi, ottima gestione qui del pallone, Lovisi però nel tentare il passaggio di ritorno a Calcagno guadagna comunque rimessa laterale, pressato qui Taccori da Riva, guadagna un'altra rimessa laterale su Lovisi, spatta fuori, ancora Lovisi cerca di infilarsi in mezzo, Lovisi attenzione il tiro deviato in calcio d'angolo da Riva, sul punto di battuta vediamo Taccori per Lovisi cerca addirittura il tiro, pallone che finisce largo, reclama una deviazione il numero 8, ma la partita finisce qui, direttore di gara dal triplice fischio e decreta questa sconfitta per Monsportiva, sconfitta a mio avviso amici di Piero da Saronno, una sconfitta meritata. Analisi breve, niente da dire, molta confusione da parte dei ragazzi di Mister Borghi che non hanno saputo sfruttare il vantaggio ottenuto praticamente all'inizio e hanno subito per quasi tutta la partita riuscendo a creare pochissimo. Ora le due squadre faranno il terzo tempo di rito e a me non resta, amici di Piero da Saronno, che augurarvi buona serata e magari di rivederci ancora qui per l'altro grande calcio a 5 qui nella nostra città.